Mercoledì mattina, lo sapete, oggi è l'ultimo appuntamento stagionale, il Post in Fabbrica, la nostra finestra, come ci piace definirla, aperta sul mondo della manifattura, dell'industria, delle fabbriche italiane, un mondo che fa della nostra economia la seconda nell'area dell'euro, ricordiamolo sempre, siamo uno straordinario paese esportatore, un paese di idee, come sottolineava pochi minuti fa in rassegna stampa Davide Giacalone. L'ospite di oggi da un lato arriva da lontano, perché arriva dall'Iran, ma è italianissimo da tutti i punti di vista, soprattutto lo è nel cuore e non lo è dal punto di vista imprenditoriale. Reza Arabnia, che ha deciso di investire proprio nel nostro paese e tra l'altro ci racconterà anche come si possano superare le crisi, i passaggi che a volte difficili attendono le aziende. La Geico. Geico. Quindi con la G dura in questo caso, Geico, il nostro ospite. Buongiorno, benvenuto a RTL 102.5, grazie di questi minuti. Buongiorno, grazie. Grazie anche per l'insulto che ha pronunciato il nome di mia azienda come un tedesco. Geico. Bene, Geico. Allora, Arabnia, grazie per aver accettato innanzitutto il nostro invito al Post in Fabbrica. Allora, imprenditore iraniano, cominciamo a conoscerla meglio. Da quanti anni è nel nostro paese? Quando ha deciso di investire nell'impresa? Che tipo di impresa è la sua? E quante persone lavorano in questa esperienza imprenditoriale? Prego. Da 38 anni, perché mi sono sposato con una ragazza italiana e di conseguenza mi sono trovato in Italia. Prima ero un impiegato semplice di un'azienda e poi da lì, andando avanti, a un certo punto nel 94 ho fatto un'operazione management buyout, ho comprato l'azienda e poi da lì ho continuato come imprenditore facendo crescere l'azienda in tutto il mondo. Che cosa fate esattamente in Geico? Noi facciamo tante cose, non solo Geico, ma gruppo, tante altre attività, ma attività principale è fare impianti di verniciatura per il mondo automobilistico, cioè noi lavoriamo direttamente con produttori di auto, facciamo il reparto di verniciatura e trattamento nelle loro fabbriche. Ecco, diamo intanto il benvenuto a Francesco Del Zio, che cura questa trasmissione all'interno di No Stop News. Buongiorno Francesco. Buongiorno, buongiorno a voi. Qual è il settore di cui ci occupiamo questa mattina grazie a Geico e ad Arabnia, che è il nostro ospite? Stiamo parlando del settore della verniciatura, quindi un settore che potrebbe sembrare molto di nicchia, ma in realtà in questo caso l'azienda produce le vernici che troviamo sulle nostre auto, su tutte le case automobilistiche del mondo. Arabnia ci ha appena raccontato un caso molto interessante di ascensore sociale imprenditoriale, un impiegato, un dipendente che diventa imprenditore insieme a un gruppo di colleghi. Arabnia, è possibile fare questo? Vogliamo dare una scossa a tutti i nostri ascoltatori che magari hanno un'idea simile? Prima di tutto mi dispiace a Francesco, perché noi non facciamo vernici, esatto. Noi facciamo impianti, i sistemi di per la verniciatura, sì. Certo, avevo sintetizzato in maniera brutale. Deve capire che non vorrei che i miei amici che dobbiamo farci capire chi ci ascolta, perché se noi diciamo, come ha detto Francesco, siamo nel settore della verniciatura, tutti capiscono. Poi entriamo ovviamente nello specifico. Voi ovviamente lavorate nel settore dell'automotive, avremmo potuto dire anche così, servendo le grandi case automobilistiche di quegli impianti industriali che permettono loro di verniciare le macchine. Ecco. Però detta così è un po' più troppo lunga. Non facciamo vernici, ecco, questa è l'unica cosa da dire. Ma guarda, io sono uno dei privilegiati, perché sono sposato con una ragazza italiana che era, suo padre era una persona molto importante dell'azienda e di conseguenza ho avuto l'entrata dell'azienda molto facile, ma erano tempi anche diversi, si entrava nelle aziende, c'era molto lavoro. Anni 70? Fine 70, inizio 80. Quello era facile, poi facile anche per il fatto che era l'unico che ha accettato andare in Nigeria per l'azienda e di conseguenza mi sono trovato per 3 anni in Nigeria. È da lì che è stata la mia fortuna, perché le cose hanno funzionato molto bene e di conseguenza mi hanno promosso e sono tornato a casa. E da lì sono andata avanti, insomma. Ecco, Arabnia, lei ha conosciuto, come tanti imprenditori nel nostro paese, alti e bassi, come succede un po' a tutti, ma ha superato con la sua azienda anche un difficile momento di crisi. Qual è stato e come l'ha superato? Ma la crisi è stata per tutti, come tutti, nel 2008, quello grosso, perché nella mondiale, iniziato da fra agosto 2008, è durato fino al 2010 per noi, ma quello che abbiamo fatto noi era un po'
controcorrente, diciamo così. Non abbiamo mandato via nessuno, abbiamo investito tantissimo su innovazione, quasi 30% di fatturato. Abbiamo investito 30%? Sì, sì, è una cosa assurda, perché avevamo tempo, non avevamo il lavoro da fare. Non c'era, allora, niente da fare. Abbiamo investito tantissimo, perché per un semplice motivo, io dicevo che c'era un gap fra noi e gli altri, i nostri concorrenti stranieri, di tecnologia. E siccome tutti gli altri sono nella borsa e molto spesso la borsa li obbliga di avere delle attenzioni a trimestre invece di lungo andare, loro dovevano ridurre personale, dovevano guardare la loro situazione finanziaria e così via, e noi avevamo un'opportunità di dire: beh, a questo punto noi possiamo investire e riempire il gap che abbiamo con loro, forse anche superare. E sul personale, per esempio, non abbiamo licenziato nessuno, abbiamo investito tantissimo su loro, abbiamo investito tantissimo su processi aziendali, rivedere processi aziendali, snellirli, creare efficienze, e investito tantissimo su marketing, andando in giro del mondo a cercare delle opportunità che potevano nascere prima degli altri. E poi fortuna ha voluto che c'è stata un'opportunità, perché se non ci fosse stata l'opportunità non potevamo fare niente con tutto questo investimenti. Arrivata l'opportunità, siamo stati più veloci dei nostri concorrenti, l'abbiamo presa e da lì è partita. È partita l'azienda. L'azienda in maniera importante. Ora, come ogni mercoledì, noi siamo qui perché le aziende che si presentano mettono a disposizione dei posti di lavoro. Sì. In Italia, ci diceva prima, siamo tra la dozzina e la quindicina che state ricercando di figure, e poi ce ne sono anche all'estero, quindi magari cominciamo a fare le prime, a raccontarci delle prime figure che cercate nel nostro paese. Le figure che cerchiamo sono ingegneri, perché noi siamo un'azienda che in ingegneria, cerchiamo ingegneri di vari tipi, per process engineering, adesso poi sono ingegneri meccanici, ingegneri chimici, ingegneri informatici, che poi però chi ha fatto ingegneria in Italia è molto ben preparato e di conseguenza possa anche essere adattato anche a altre cose. Noi abbiamo ingegneria nucleare, ingegneria aerospaziale, navale, di vari tipi, che si sono adattati al nostro mestiere e fanno lavori molto bene. Tutti ingegneri? O anche diplomati? Allora, diplomati, okay, sì, no, è vero, 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 vero. No, ci sono ingegneri e sono diplomati, perché se abbiamo visto anche in questi anni qua, noi abbiamo preso 38 ingegneri in questo periodo qua, però abbiamo visto che abbiamo bisogno anche di quella scuola vecchia, di scuola tecnica, di periti, che produceva dei ragazzi in gambissimi che dopo 10 anni di esperienza hanno 30, 32, 33 anni e sono veramente di valore. Capace. Anche quelli, noi sono una decina. Ottimo. Che stiamo cercando. E tra l'altro, Francesco, ogni settimana forse, come dire, le figure più richieste sono quelle degli ingegneri, perché ne ho sentite più volte, no? Queste citazioni, cioè questo tipo di figure professionali. Come mai sono le più richieste, secondo te? Appunto, qui c'è una grande battaglia di Confindustria di cui parliamo spesso, cioè quella relativa alle lauree scientifiche e tecniche. L'ingegneria è un mondo che comprende moltissime specialità che ancora mancano all'industria manifatturiera italiana. Tra l'altro va sottolineato che l'azienda che vi raccontiamo oggi è stata nominata nel 2017 Great Place to Work, miglior posto dove lavorare in Italia, naturalmente. Chiediamo allora al nostro ospite: come si fa a diventare Great Place to Work? Ma guardi, di essere rispettoso. Io credo onestamente, ma veramente onestamente, credo che un leader deve prendersi un po' sul serio e capire che ha un effetto sulla vita della gente. E se mette a posto l'azienda in una maniera che sia un ambiente lavorativo come si deve, che gli dà strumenti di lavoro come si deve, c'ha formazione, noi abbiamo una scuola in università interna, tutti i venerdì pomeriggio mettiamo a disposizione i nostri ragazzi corsi di formazione non indifferenti, a parte di agosto, dicembre, tutti i venerdì pomeriggio sono corsi di formazione che vanno avanti, per una mezza giornata a settimana dedicata a informazione, investendo così tanto, non è una cosa indifferente. L'altra cosa è, abbiamo creato un ambiente, una zona che chiamiamo Giardini di Pensieri Laura, dedicato a mia moglie, che è dove abbiamo un anfiteatro, dove abbiamo 6 settimane
eventi culturali, è un luogo di riunione, riunione per parte relax, emotiva e di sviluppo, bellissimo, di benessere, di benessere. Tra l'altro sono arrivati dei messaggi di chi vi ha visitato e conferma tutto ciò che lei sta dicendo e ci fa particolarmente piacere. E noi, caro Arabnia, ogni settimana abbiamo un appuntamento curioso, cioè tentiamo di capire quali sono le caratteristiche di un lavoratore tipo della sua azienda, e ci aiuta Balsamo, collaboratore di Confindustria, che passa del zio ovviamente una serie di informazioni anche a volte curiose, delle schifezze, diciamolo, diciamolo e avvisiamo Arabnia che deve essere molto flessibile nell'ascolto di queste cose. Stiamo scherzando, ecco. Si può dissociare in ogni momento, ovviamente. Allora, prima caratteristica del dipendente tipo di Jayco: ama la pasta e l'Italia, ma se vuole mangiare sushi va a prenderselo direttamente in Giappone, perché questa azienda è fortemente internazionalizzata e quindi il dipendente tipo deve essere disposto a viaggiare. Seconda caratteristica: è riuscito almeno una volta a finire entro un'ora il complicatissimo videogame Il Principe di Persia. Astuzia, voglia di superare le difficoltà, ma anche le competenze digitali sono fondamentali in Jayco. È così, Arabnia? Non so cosa dire di Principe persiano. Basta, si ferma. Dire, però posso dire le sue origini parte sono persiane. Sulla, però, sulla parte digitale, sì, assolutamente vero. Importante, molto importante. Poi andiamo avanti. Terza caratteristica: fronteggia le crisi con coraggio anche quando sembrano insormontabili, esattamente come è successo in Jayco, appunto, dal 2005 in poi. Quarta caratteristica: è felicissimo anche se sta al verde, perché chi vuole lavorare in Jayco deve avere un animo green, perché questa azienda è energicamente autosufficiente dal 2017. Questo è molto interessante, Arabnia. Sì, guardi, noi un impianto di verniciatura consuma, tipico impianto di verniciatura, consuma come un paesino di 50.000 abitanti. Se noi abbiamo detto che se riduciamo il consumo energetico riusciamo a avere un contributo al benessere dell'ambiente, e da lì, dal 2005, abbiamo messo un piano strategico per 2020 per ridurre il 70% di consumo energetico, il rimanente poter utilizzare energia rinnovabile per arrivare a zero emissioni di CO2 e zero spreco d'acqua. E siamo arrivati al 2017, 3 anni in anticipo. Senta, mi ha colpito un racconto che ha fatto qualche tempo fa l'Espresso della sua azienda, definendola in maniera molto particolare un set da Truman Show, dove i personaggi stanno tutti dalla parte dei buoni. Dice: mai un conflitto, mai un licenziamento in oltre 50 anni di storia, produttività da record, un'efficienza stile Nord Europa tra vetrate, tappeti e design. Cioè, assomiglia alla sua personalità, alla location che ospita i suoi lavoratori? Al di là di offesa che mi ha fatto paragonandomi con aziende del Nord Europa, per il resto noi siamo un'azienda mediterranea. Ma Italia, perché un'offesa? Italiana. Perché un'offesa? Perché efficienza, voi parlate sempre di efficienza di Nord Europa, di paesi anglosassoni, così, non so cosa che vi porta a essere questo amore per questi paesi. Ma evidentemente non ci ascolta, perché se ci ascoltasse regolarmente saprebbe che qui a RTL 102.5 siamo talmente innamorati del nostro paese e dei nostri imprenditori, non solo da aver creato questo spazio, ma abbiamo una storia alle spalle. Adesso sono veramente serio, perché ci teniamo in modo particolare. Noi abbiamo parlato dell'Italia che produce, dell'Italia che esporta, quando non lo faceva nessuno, guardi, nessuno. Eravamo soli, perché siamo partiti proprio in quegli anni in cui voi avete investito il 30% del vostro fatturato. Poi sono arrivati tutti gli altri. Quindi noi, se ogni tanto ci permettiamo di fare delle battute, perché amiamo talmente tanto il nostro paese da sentirci al di sopra di ogni sospetto. Non ci crediamo in modo totale nei nostri lavoratori, nei nostri ragazzi, nelle nostre imprese, in tutti voi, in tutti voi. Lo so, Fulvio, anche perché per migliorare bisogna saper guardare modelli esteri che funzionano, certo, e magari copiare quello che può servire a noi. No, certo, come no. Questo sì, si deve avere sempre occhi aperti, guardare sempre il specchietto della macchina, guardare cosa c'è dietro, ma se continuiamo a guardare il specchietto poi potremo avere anche qualche incidente avanti. Cioè, dobbiamo essere molto molto fiduciosi nella capacità di questo paese, che è incredibile, ecco. La sua creatività è fuori di questo mondo. Io ho 52 aziende in giro del mondo, non è che parlo di, non sono un provinciale che parla di sua aziendina qua in Cinisello Balsamo, però con tutto rispetto, però vorrei che sia chiaro, no? Vorrei che sia chiaro che quando io parlo del fatto di importanza della capacità italiana, non lo faccio come solito immigrato che vuole fare buonista della situazione e farsi voler bene, ma lo dico veramente sul serio, perché
perché noi con gli investimenti che abbiamo fatto in Cinisello e Balsamo, che siamo centro tecnologico del mondo e più avanzato del mondo, e abbiamo anche l'altro giorno abbiamo preso un altro premio mondiale di innovazione nel nostro settore, e viene da creatività italiana e non solo dipendenti dell'azienda, ma anche indotto italiano, certo, che c'è con aziende fatte da 2-3 persone che hanno delle creatività che sono fuori di questo mondo. Arabia, ecco, però dico, se non sbaglio, il suo know-how, la sua formazione professionale, i suoi studi sono stati fatti in dei college inglesi e università statunitensi, quindi ha respirato un'aria, diciamo, non molto mediterranea. Anglosassone. No, allora, io, i miei studi sono Iran, Inghilterra, America, Italia e Giappone. Questi sono studi, sono arrivati fino al dottorato, però questi sono studi. Ma mia cultura imprenditoriale è italiana. Io sono molto orgoglioso cultura persiana, ma molto. Però cultura imprenditoriale italiana, perché di cui si deve essere molto ma molto orgoglioso. Tra l'altro, sa, Reza, lei ci permette anche di ricordare, per tantissimi italiani che sono poco attenti, gli iraniani sono arabi. Ricordiamolo ancora una volta, che gli iraniani non sono arabi, ma sono persiani. Questa è una parentesi, perché moltissimi fanno confusione, mettono tutto insieme, no? I mondi invece sono una parte lì di mondo molto diversi. Io quando dico che sono di cultura persiana, non è una, proprio dico persiana, non iraniana. Perché persiana è una cultura, non è una razza, non è etnia, per quello c'ho tutto rispetto. Storia. Tutto noi abbiamo in Iran arabi, turchi, sono 20 milioni, sono solo turchi, e di conseguenza non ho nessun tipo di cose da dire su arabi, su turchi, su altri paesi, sono tutti paesi fantastici, persone fantastici, governi pare... lasciamo perdere, perché su governi è meglio. Questo mi pare evidente, non c'è neanche bisogno di sottolinearlo. Noi ci colleghiamo immediatamente invece con il vicepresidente di Confindustria, il nostro amico Gianni Brugnoli, che è sempre stato non solo attento ma presente in ogni puntata del Post in Fabbrica, con il suo sostegno, i suoi messaggi, le sue segnalazioni, insomma i suoi ragionamenti. Brugnoli, buona giornata e benvenuto. Buongiorno per Luigi, buongiorno a tutti, ai radioascoltatori e al nostro ospite. Grazie naturalmente Brugnoli, ma subito però chiediamo a Brugnoli che stagione del Post in Fabbrica è stata quella del 2017-2018. Io vorrei fare un piccolo assunto sul nostro primo anno di scuola del Post in Fabbrica. Quindi abbiamo sostanzialmente sollevato la grande industria italiana in tanti settori che fanno di quell'orgoglio che citava anche il nostro ospite, l'orgoglio di essere italiani, del Made in Italy in tantissimi settori. Ne cito alcuni: tessile, meccanico, aerospaziale, logistica, ICT, plastica, design. Quel bello ben fatto in Italia. Gianni, sistema il telefonino, mettilo bene davanti al tuo volto, altrimenti ti sentiamo in un tubo. Che fanno l'orgoglio del Made in Italy tutti i settori, come il tessile, il meccanico, l'aerospaziale, la plastica e il design. Quindi abbiamo con questo format fatto conoscere, grazie alle testimonianze di imprenditori e alla vostra interlocuzione e professionalità, quanta industria c'è ancora in Italia e quanto bisogno di personale qualificato c'è nelle nostre fabbriche. Il secondo punto è che 43 persone trascorreranno un'estate diversa, perché hanno un posto di lavoro grazie a questa trasmissione, e che altri 130 sono all'ultimo colloquio. Io quindi confido che ci sia un saldo positivo di 173 persone che passeranno un'estate diversa. La terza cosa però è che notiamo un grande mismatching tra i curricula che arrivano per proporsi alle imprese che sono passate in radio rispetto alle competenze che vengono espresse. Quindi c'è ancora tanto da lavorare sul tema dell'orientamento, far conoscere cosa hanno bisogno le imprese, e quindi da settembre alla riapertura ci dovremo mettere d'impegno per cercare di orientare meglio le scelte dei ragazzi e delle proprie famiglie, far aprire maggiormente le fabbriche per far conoscere come sono cambiate le nostre aziende, e mantenere l'istruzione tecnica, come diceva anche l'ospite, sia sul tema di alcune specialità come l'ingegneria, che è trasversale a tantissimi settori e che purtroppo nel nostro paese ce ne sono troppo pochi, ma anche un'istruzione tecnica, e da lì avevamo lanciato l'orgoglio del MasterTech. Noi dobbiamo ridare orgoglio a un'istruzione tecnica,
che dà una buona occupabilità alle persone. Per cui qui stiamo dando posti di lavoro concreti e grazie al format sono arrivati 43 posti, 130 che sono all'ultimo colloquio, quindi vuol dire che con una buona preparazione... Con Gianni l'emozione ti continua a far muovere quel telefonino, allora lo ripetiamo noi per chi non avesse sentito bene. 43 i posti già creati, 130 sono all'ultimo colloquio, quindi all'ultimo passo ci siamo. Quindi possiamo sfiorare, superare i 170. Gianni Brugnoli, grazie, vicepresidente di Confindustria. Un abbraccio, poi ti insegniamo a usare bene il cellulare. Buona estate nel frattempo. E grazie anche a Reza Rabnia per il suo intervento di oggi. Buon lavoro, a presto. E grazie a Francesco Del Zio che ha curato per tutto l'anno il posto in fabbrica. Francesco, buona estate a te, al tuo piccolo, alla tua famiglia e a tutte le persone che lavorano con te. Grazie, un abbraccio a tutti.